Bye. Non sapevo che il mercoledì santo è detto il mercoledì della spia, perché anche oggi il Vangelo, il Vangelo di Matteo di quest'anno ci eh, riporta la narrazione del tradimento di Giuda. Giuda ha tradito il Signore, ha fatto la spia perché eh, lo ha indicato. E lo ha venduto a quelli che poi lo avrebbero arrestato. E Giuda va a questa cena, va con il ricavato di questo suo tradimento, i 30 denari no? d'argento che tiene nella sua borsa, si siede a tavola con il maestro e con gli altri discepoli, mangia con loro. Finge. Eppure il maestro sa. Eppure il maestro lo ama. Il maestro ama Giuda come ama ognuno, ha amato ognuno dei suoi apostoli, dei suoi discepoli, come ha amato Pietro, come ama ciascuno di noi che siamo, ama me, che sono più traditori di Giuda e di Pietro. E a un certo punto Gesù dice, come sappiamo, che qualcuno di voi mi tradirà. Immaginate che cosa, eh, lo scombussolamento, il turbamento interiore che i discepoli hanno iniziato ad avere e a dire, ma chi è che ti tradirà? Signore, io non, non ti tradirò, forse io, Signore? E il Signore li tranquillizza. E dice, colui che metterà la mano nel piatto con me... Questo mi tradirà. E Giuda lo fa. Vedete, questa parola di Gesù, qualcuno di voi mi tradirà, è una parola che mira sempre alla salvezza e non alla, alla condanna. Perché quella sera Gesù dicendo questo e svelando il suo traditore ai suoi amici, ai commensali, e Gesù ha voluto anche mettere in risalto la disperazione dei traditori, la disperazione di Giuda, una disperazione che poi lo porterà ad un gesto eh, appunto di suicidio. E questa parola, se io la sento dentro di me, perché io tradisco il Signore, ma nel contempo sono certo del Suo perdono e della Sua misericordia, se io mi pento. Questa parola qualcuno di voi, qualcuno tu, chi è qui seduto, mi tradirà. È una parola che certamente ci deve turbare dentro, ma di quel turbamento positivo che mi deve portare a fare una... a fare chiarezza dentro di me, ad ammettere che io tradisco il Signore, posso tradire il Signore, ma che il Signore dinanzi al mio dolore, dinanzi al mio pentimento, il Signore mi perdona. Giuda ha sofferto dolori atroci per questo suo tradimento. Ma la differenza con Pietro qual è stata? Che lui si è fatto appunto, si è fatto soccombere dalla disperazione, invece di farsi soccombere, tra virgolette, dall'amore e dalla misericordia di Dio. Io l'ho detto sempre, io spero nel mio cuore che all'ultimo minuto qualcosa sia successo per Giuda. E che Giuda possa, si possa, possa essere salvato. È una mia opinione, non è, non è una verità di fede. Ma come dice il, il curato eh, San Giovanni Maria Viviannei, dice che tra la vita, la terra e il cielo, nel momento della morte c'è un oceano di misericordia. E allora questo mercoledì della spia ci aiuti veramente a riscoprire le nostre infedeltà, i nostri tradimenti e a, a capire soprattutto che ogni nostro tradimento, ogni nostro peccato non riduce l'amore di Dio verso di me, ma fa sì che io mi allontani da Lui e solo il pentimento, la richiesta di perdono mi riporta vicino al Signore, che nel frattempo non ha mai smesso di venirmi incontro. Noi ci vediamo domani, pari più TV dritto al cuore. Ciao a tutti!